quando si parla di metro mare si alzano le antenne di tutti. Allora, partiamo, Stefano, dalle questioni proprio concrete. Metro mare in questo momento sospeso per i collaudi. Come funzionano questi collaudi? Cioè, perché anche molti ci hanno chiesto, ma i mezzi sono arrivati tutti, non sono arrivati, in che modo funzionano questi collaudi, ce ne sarà bisogno di altri. A lei la parola. Sì, no, in realtà forse è più giusto parlare di verifica, perché sia la metrovia, cioè il percorso, l'infrastruttura fra la stazione di Riccione e la stazione di Rimini, sia i mezzi, che sono tutti completati, sono stati tutti collaudati in base alle norme sulle commesse pubbliche. Quella che deve essere fatta è la verifica da parte di una commissione che si chiama USTIF, è un acronimo, comunque è una commissione ministeriale che, siccome parliamo di una linea che è soggetta ad alta tensione, a mezzi che vanno appunto con una corrente ad alta tensione, deve fare tutte le verifiche di questi, appunto, sia dell'infrastruttura che dei mezzi, affinché vi sia la massima la totale sicurezza per le persone, cioè in caso di un eccesso, per esempio, di tensione, tutto quanto non si deve riverberare sulle persone che sono a bordo e neanche sul fatto che ci sono, per esempio, delle case piuttosto vicine, soprattutto nel tratto di Rimini, alla metrovia. Quindi questo è quello che si fa, quindi è una verifica tecnica complessa che in questa settimana dovrebbe terminare per quel che riguarda la metrovia. E poi si apre il discorso delle verifiche dei singoli mezzi, che credo che non porterà via molto tempo. Stefano, quanti sono i mezzi arrivati? Io il primo l'ho visto, sono forse tra i pochi che ha avuto la possibilità, insomma, insieme agli addetti ai lavori, di vederlo, di vederne anche, insomma, l'interno. Era lì che aspettava poi tutte le verifiche del caso. Ne sono arrivati altri nel frattempo oppure ancora siamo a uno? Il mezzo è solo quello qua giù a Rimini. Perché la ditta produttrice, che in realtà è un raggruppamento temporaneo di imprese, sono alcune imprese prevalentemente olandesi e belghe, chiede, come è già successo in passato, appunto questa commissione USTIF di poter fare le verifiche dei mezzi, degli altri 8 mezzi, presso la propria fabbrica, perché queste prove che si devono fare sono prove, uso un termine che non prendetelo, distruttive, nel senso che si deve rompere un pezzo, un gigantesco salvavita, chiamiamolo così in modo improprio, che poi deve essere riparato, e il mezzo stesso è soggetto, diciamo, a degli stress che richiedono una verifica di officina importante, e le aziende, che appunto sono le produttrici, chiederebbero all'USTIF di poter fare queste verifiche tecniche presso la loro officina, in modo da poter essere poi favoriti nell'attività di riparazione, anche sostenendo che adesso portare su tutti i tecnici e gli operai con il periodo del Covid, insomma, dal punto di vista loro può essere una cosa non opportuna. Ecco, infatti questo è importante dirlo, non era una cosa, giusto, adesso chiedo, perché non vorrei sbagliare, prevista, diciamo, prima dell'emergenza, cioè si diceva che comunque, anche visti i tempi, tra l'altro con dei ritardi da parte dell'azienda costruttrice, i mezzi poi sarebbero stati pronti e sarebbero arrivati. Immagino che questa novità sia legata anche proprio al tema dell'emergenza, quindi agli spostamenti. Esatto. E quindi portare, è giusto? Cioè prima non era questa la previsione, diciamo, prima, esatto, dell'emergenza. Esatto, perché alcuni mesi fa mezzi simili che sono per la città di Parma sono stati ispezionati, verificati nel periodo, appunto. Abbiamo perso il presidente, l'amministratore. Ecco Stefano, Giannini. Abbiamo perso un attimo e ritorniamo ai mezzi di Parma.
Ecco, dicevo che è già successo che la Commissione Justi si è spostata all'estero per fare queste verifiche. Quindi loro si chiedono questo, insomma, si deve decidere, però questa è una questione che devono decidere la Commissione e la fabbrica, troveranno una soluzione, ecco, io la vedo così. Certo. Mi interessa a me che due cose, che in questa settimana se possibile si concluda la verifica sulla metrovia e subito dopo si faccia la verifica sul mezzo che è qui a Rimini, perché quella verrà sicuramente fatta qui a Rimini. Ecco, ma è possibile, Stefano, che ci sia un periodo di mezzi integrati, cioè nel senso che un po' si in possa... parte quelli sostitutivi attualmente in funzione e in parte quello mezzi definitivi? No, assolutamente no. Quando partono tutti, anche perché in realtà la prova non è che dura tantissimo tempo, la riparazione diciamo dopo la verifica può richiedere ma tempi comunque ragionevoli, non tempi importanti. Quindi io continuo a ritenere che per il 1° di gennaio partiamo con tutta la flotta al completo Diciamo che è anche per questo che quando si parla degli orari sono stati diffusi quelli fino al 31 dicembre, perché l'auspicio poi è che dal 1° gennaio si parta con il pieno regime. Sì. Esatto. Sì. Diciamo così, fino al 31 gennaio perché 31 dicembre perché abbiamo questa, diciamo così, situazione che noi chiamiamo transitoria, sperimentale in qualche modo, perché comunque è servita, nel senso che abbiamo fatto un periodo pre-Covid durante i mesi invernali, poi abbiamo fatto un periodo durante questa strana estate che però in realtà poi dopo in agosto è diventata una estate abbastanza interessante dal punto di vista delle presenze turistiche e quindi di tutto questo ci è servito per capire, diciamo così, come va, insomma, e direi che i risultati sono stati molto interessanti. Ecco, Stefano ha chiesto, poi dopo andiamo anche, perché giustamente Stefano Giannini poi anche segue, diciamo, la parte anche più politica, questo era importante anche capire un po' tecnicamente, perché ci hanno fatto tante domande a cui non eravamo in grado di rispondere, quindi anche grazie per queste risposte, ma diciamo è pensabile comunque che si possano avere dei dati ad esempio su quest'estate. Lei ha chiesto ad esempio al gestore come è andato anche l'uso del metromare, diciamo, sì, fra luglio e agosto, perché prima effettivamente magari eravamo noi che lo potevamo prendere, tra l'altro, insomma. Beh, diciamo che è ripartito poi proprio nell'estate, infatti, dopo esatto, lo stop. Ha avuto qualche dato su questo? Sì, li ho richiesti al gestore, e i dati mi sono stati forniti, diciamo che i dati sono buoni, nel senso che nei mesi di agosto e ai primi di settembre Metromare è cresciuto dal primo giorno, che è stato il 25 luglio, in modo importante, più che raddoppiato verso diciamo così la fine del periodo estivo, e si è avvicinato ai numeri diciamo dell'11. Tenete conto che l'11 sono due mezzi completamente diversi, questo mi ha insegnato l'esperienza. Mentre l'11 è un mezzo in cui l'uso di occasione è molto diffuso e si fanno 2, 3, 4, 5 fermate, cioè si fanno tratti brevi da Miramare verso Marina Centro massimo, così pure Riccione nel tratto fra l'Alba e il centro, invece il mezzo di Metromare è un mezzo che, avendo delle caratteristiche ovviamente di maggiore velocità ma notevole e soprattutto di certezza di orari, è un mezzo che viene usato più come trasporto pubblico locale, cioè la sua funzione di trasporto pubblico locale, che era il suo obiettivo, cioè quello di attrarre anche nuovi utenti che altrimenti avrebbero usato l'automobile, questo si è verificato anche durante l'estate, questo è una cosa molto importante, insomma. Anche forse, perché Stefano possiamo dire anche per lo luogo dove viaggia l'11 rispetto al metromare, diciamo che queste sue considerazioni forse riaprono l'11. Anche il futuro della linea 11, si è sempre detto che una volta partito il metromare a pieno regime la linea 11 avrebbe in qualche modo sarebbe venuta meno e sostituita da altri mezzi di tipo diverso per coprire altre tratte, però da quello che dice lei il tipo di utilizzo lascia pensare che forse ci sia un futuro anche per l'11.
Questo è il mio personale valutazione che mi sono fatto proprio in questi due mesi, nel senso che stanno, quello che è bello e positivo è che il Metromare ha aumentato gli utenti del trasporto pubblico in generale ed era l'obiettivo principale. L'11, diciamo così, si pensava fosse un doppione del Metromare meno efficiente, in realtà ha una sua valutazione locale più importante. Quindi si può valutare, questo la lancio così come ragionamento, perché può essere interessante, questo comporterà dei costi aggiuntivi. Perché ricordiamo che c'è anche tutto il tema della sostenibilità, è chiaro che bisogna poi, se c'è quel bacino di utenza lì... Prego. Io credo che un territorio come quello di Rimini, così importante turisticamente e anche così pesantemente antropizzato durante i periodi estivi, si possa permettere, diciamo così, di poter sostenere qualche costo in più, un po' modesti, ma per avere un servizio che abbiamo solo noi, cioè una linea che funziona molto facile e con fermate molto frequenti, molto vicine, direttamente sulla parte marina, e invece un vero servizio di trasporto pubblico che è sostitutivo dell'utilizzo, dell'abuso dei mezzi in più inquinanti che noi abbiamo, che usiamo per fare le tratte appunto più di maggiore durate, lunghezza, insomma. Cioè, l'11 non potrà mai essere competitivo con il Metromare perché d'estate nella tratta Riccione Rimini, stazione di Rimini, fa da un'ora a due ore. Il Metromare ci mette 20 minuti sempre, punto, 21 minuti sempre, quindi è chiaro che sono due cose diverse, però si è visto che anche l'11 ha una sua utilità più locale, quindi l'idea di fare per esempio delle tratte, e qui magari aggiungo un altro tema, una tratta comunale di Riccione e una tratta comunale di Rimini, cioè più quelle più centrali dei due cittadine, può essere una cosa interessante. C'è uno che dall'Alba vuole andare a Viale Ceccarini, oppure da Viale San Martino Riccione vuole andare al porto, non credo che prenda Metromare, prende l'11 e gli fa un servizio migliore. Sì. D'altra parte il vero servizio pubblico è... Stefano, così però lancia la sponda al sindaco Tosi, che più volte ha detto incentiviamo questo strumento di trasporto privilegiando la via del mare. Chiaramente tra l'altro in un ragionamento che si... Prego. Dico una cosa completamente diversa io però, perché dico che il l'11 non è assolutamente competitivo con Metromare per il servizio per cui è nato. Esatto, quindi noi diciamo che però pensare ad un'altra tipologia, cioè di una sorta di filovia lungo la parte mare, invece è un'altra cosa, certo, dicevo solo per gli luoghi di cui parlavamo. Allora, l'ho lanciata e sono convinto che qualcuno mi tirerà anche le orecchie per averlo detto, però mi piace dire le cose come le vedo e quella è la mia esperienza. Secondo me questo territorio si può permettere i costi maggiori di avere due linee che fanno un servizio completamente diverso, cioè il Metromare fa un vero servizio di trasporto pubblico ed è di una grande efficienza sotto questo profilo e lo hanno visto tutto apprezzare tutti quelli che lo hanno utilizzato e quelli che lo continuano a aumentare, quelli che lo utilizzano. L'11 in realtà ha una funzione per quel che riguarda la parte turistica dell'utilizzo di occasione per due, tre, quattro fermate che secondo me potrebbe essere un plus che questo territorio ha nell'offerta turistica, soprattutto in estate, l'inverno funziona. È diverso anche l'utilizzo, certo. Giannini, immagino che stia seguendo in questo periodo anche il dibattito sulla terza tratta, sappiamo che si sta lavorando. Penso che ci sia proprio dentro, oltre che seguirlo. Come va? Cioè, nel senso, ci sono possibilità di reale confronto, le difficoltà invece sono superiori all'obiettivo da raggiungere, cioè a che punto siamo? Sappiamo che questi temi poi hanno bisogno di tanto tempo. Sì, io vorrei che ci fosse un confronto, perché io fra l'altro sono andato subito dopo la mia nomina a discutere con la sindaco di Riccione, mi sembrava anche di averla convinto in questo senso, che fosse utile per tutti avere una linea che dal
parte nord di Cattolica, passando per Misano, e che utilizzasse in buona parte la viabilità esistente, con tutta una serie di accorgimenti che consentono comunque una velocità commerciale prossima ai 30 all'ora, perché questo è, diciamo così, il bando consente questo tipo di finanziamento solo a mezzi elettrici, quindi senza emissioni zero, e che abbiano una velocità di, diciamo così, di commerciale media di 30 km orari. Era possibile farlo, è possibile farlo, e collegando la stazione di Riccione, che è un hub, credo che sia importante per Riccione stesso e per tutta la Valconca. Credo che Riccione abbia interesse ad avere, diciamo così, ma mi viene in mente anche la zona degli alberghi importanti che hanno nella zona delle terme, che sono tagliati fuori dal collegamento con la stazione di Riccione, quindi credo che sia interessante. C'è questa idea che ha sempre avuto il comune di Riccione, che invece bisognerebbe sostanzialmente o raddoppiare o potenziare l'11. Ma l'11, come lo dicevo prima, io non ha le funzioni del TRC, nel senso che l'11, dovendo fare delle strade con continue intersezioni, continue interferenze, quindi passaggi pedonali, incroci continui, uno ogni 50 metri, accessi privati, non ha una velocità commerciale adeguata, diciamo così, non arriva neanche un terzo di quella che è l'obiettivo di partecipare al bando, e soprattutto non ha la certezza degli orari, questo è evidente, quindi c'ha sia mezzo elettrico, ma gli altri risultati non li raggiunge nessuno, ci vuole un mezzo che invece abbia quelle caratteristiche. E se si vuole fare in modo che ci siano nuovi utenti e che quindi si abbandoni l'uso dei veicoli a scoppio per il trasporto pubblico, perché il vero obiettivo di questi finanziamenti europei a cui si vuole partecipare è appunto quello di ridurre il pesante inquinamento che c'è, come sappiamo, in tutta la pianura padana, e ridurre le emissioni di gas serra, quell'altro elemento importante del riscaldamento globale, l'unico è fare in modo che ci sia un mezzo accattivante, appetibile per chi altrimenti usa altre situazioni. Questo è l'obiettivo. Lì c'è il grande nodo, è lo sfondamento di via 19 ottobre, perché adesso c'è questa previsione. È chiaro che se vogliamo pensare al Metromare, che poi almeno su Misano, poi lei sindaco Misano la conosce, è sindaco, quando era sindaco, insomma è una realtà che ha conosciuto molto bene, e dove magari il passaggio è anche più prossimo proprio alla zona mare, però comunque il Metromare, che adesso viaggia sopra la ferrovia, deve passare sotto, e quindi c'era questo grande nodo, se non sbaglio, insomma, perché bisogna vedere quanto questo passaggio sia ampio e se effettivamente ci sono le condizioni per farlo passare il Metromare da, diciamo, sopra la ferrovia a sotto la ferrovia. Secondo me ci sono tutte le condizioni, lo sfondamento di quella strada lì è in corso, perché già Enel, che è proprietario di quella centrale elettrica che si trova in quel posto lì, ha già demolito, diciamo così, gli edifici che interrompevano questo corso, deve intervenire il comune. Metromare potrebbe anche, come dire, trovare le risorse, perché nel bando si può fare anche quello, per in qualche modo aiutare il comune a fare quel sfondamento, e quindi ci sono tutte le condizioni oggi perché questo possa utilizzarsi. Dopo, scendendo, si utilizzerebbe quel sottopassaggio già esistente via da Verasano, in parte quindi via Promiscua con altre automobili, ma i mezzi sono fatti apposta, i mezzi possono camminare sia con le antenne allacciate ai fili come un normale filobus, sia con le batterie per 12 km, quindi alcuni tratti promiscui si possono fare senza neanche necessità di usare l'impiantistica pesante. Insomma, fra l'altro mi viene in mente la località Brasile di Misano, dove per forza di cose bisogna passare sul lungomare, perché c'è solo quello, non ci sono spazi,
lì si passerà, io credo, senza diciamo così, la palificazione elettrica, perché siamo in una zona litoranea e dal punto di vista estetico è meglio lasciare la litoranea libera, quindi lì si viaggerà a batteria, questo va, il mezzo lo consente di farlo, quindi ci sono le possibilità tecniche in un confronto tranquillo in cui si devono perseguire certi obiettivi per discutere. Io mi auspico che Comune di Riccione si sieda a questo tavolo, gli altri sindaci sono assolutamente d'accordo, ma credo che anche l'opinione pubblica ormai si sia convinta, al di là dopo di quello che potevano essere le scelte tecniche passate. Io voglio dire, sono laico, però ormai quello c'è e qualcuno, anche chi non era d'accordo, deve accettare questo dato di fatto. Adesso si deve guardare in modo positivo, credo, allo sviluppo ulteriore di questa infrastruttura. Voi sapete che noi abbiamo già un finanziamento importante, quasi 50 milioni di euro, per fare la tratta fino alla fiera, e anche lì si farà in modo promiscuo, nel senso che rispetto all'idea iniziale di camminare diciamo affiancati alla ferrovia, si è vista la difficoltà perché ci sono le case anche lì. Abbiamo perso nuovamente Giannini. Stefano, vediamo se lo sentiamo. Stefano è dentro. Mi senti? Sì, però dentro un tubo, tipo. cioè, ecco. Adesso mi senti? Ecco, molto ecco, meglio. Allora, ritorniamo un attimo alla tratta. Sì, sì, noi siamo. Sentiamo. Ridicevamo, c'era la tratta, la situazione promiscua, la presenza di case. Solo per ricordare dove eravamo. Per ricapitolare il punto. Sì, esatto, diciamo la tratta per la fiera si farà, ma si farà in modo più pragmatico, senza camminare parallelo alla ferrovia, ma utilizzando parte della viabilità già esistente, la via Battisti, che è quella di fianco alla stazione, molto grande, come sapete, che larga 35 metri, mi sembra, e poi si userà in buona parte la vecchia via Emilia, insomma. Lì a che punto si è, Gianni? I finanziamenti sono stati decisi. I finanziamenti ci sono, ma sappiamo che dai finanziamenti in avanti ce n'è. Esatto, i finanziamenti ci sono, non abbiamo la conferma formale, nel senso che non c'è ancora la bollinatura della Corte dei Conti e quel decreto che ci ha finanziato, però il decreto sappiamo che è stato emesso. Poi c'è da fare una convenzione con il Comune di Rimini, perché il finanziamento è formalmente al Comune di Rimini, che deve incaricare la società che ha il know-how, che è appunto PMR, e poi si fa il progetto esecutivo e poi si fanno, quindi c'è da lavorare parecchio, però diciamo così, quello che è positivo è che il bando ha dei tempi acceleratori per poter mantenere i finanziamenti, quindi dobbiamo correre tutti. Esatto, e quando si parla di tempi e di metromare c'è sempre da tenere gli occhi aperti. È chiaro che in tutto quello che si fa è sicuramente sia alla zona sud che alla zona nord, pensando al prolungamento, un'infrastruttura molto diversa, molto meno impattante rispetto a quella che invece abbiamo visto e che ha anche portato tante polemiche, perché probabilmente di principio il fatto di avere un mezzo rapido che conducesse da una parte all'altra della nostra costa credo che sia comunque anche un obiettivo idealmente condivisibile. Poi sappiamo la modalità che realizzativa, esatto, che in quel ma caso lì, come ha diceva Giannini, insomma, forse insomma, c'è anche tutta una storia che va raccontata anche rispetto a quanto è accaduto. E adesso c'è eventualmente per chi si siede a questi tavoli una possibilità di guardare insieme se ci sono le condizioni per. Esatto, io sono molto pragmatico, devo dire che la tratta Rimini-Riccione attraversava il territorio più congestionato, forse soluzioni alternative si possono sempre trovare, ma non erano così facili, cioè quello che si può fare nel tratto di Misano, per esempio, verso Misano è molto più facile, perché Misano è molto meno congestionato rispetto al tratto Rimini-Riccione, che è ipercongestionato. Quindi sono situazioni diverse a cui vanno applicate dei progetti diversi, però posso sfatare una cosa. Prego. Allora, sia il diciamo così, il Metromare aveva un budget di 96 milioni ed è stato risparmiato con qualche risparmio in realtà su quell'importo lì, ed è una cosa non da poco in Italia. I tempi, è vero che noi abbiamo avuto 10 mesi in più per la realizzazione, tenendo però conto che c'è stata una grossa discussione, uso un termine un po' edulcorato, con il Comune di Riccione, che ha fatto perdere un po' di tempo, quindi tutto sommato i
tempi anche sono stati rispettati. Certo, i mezzi hanno avuto quasi un anno di ritardo, ma non è questa la cosa più importante. Tenete conto che rispetto al progetto iniziale c'è stato di mezzo un fallimento di una ditta, che è una cosa che non si può prevedere, che però è stato risolto brillantemente, tant'è che sono arrivati dei mezzi comunque molto importanti dal punto di vista tecnologico, e quindi direi che non è così, diciamo così, quando si è deciso tutto nel 2012, alla fine si è camminati tutto sommato rispettando prezzi e tempi in linea di massima, insomma, via. In Italia succede di spesso, ecco, via.